sono Monica Archibugi, founder e CEO delle Cicogne. Ho 24 anni e un anno fa ho avuto la brillante idea, almeno sembra, di inventare le Cicogne, che è un meccanismo semplice, veloce e innovativo di far incontrare domanda ed offerta di lavoro, soprattutto per i servizi dell'infanzia. I genitori possono trovare velocemente una babysitter e i ragazzi possono velocemente trovare lavoro come babysitter. In realtà il tutto nasce da una mia esperienza personale di babysitter. Ho cercato di espandere, di creare un nuovo servizio che avevo chiamato Baby Taxi, che ha avuto un sacco di successo. I genitori ne erano entusiasti e quindi si è creato un ottimo passaparola e mi avevano preso come punto di riferimento per trovare ragazzi simili a me che potessero effettuare questo servizio. E dopo qualche tempo anche i ragazzi mi avevano preso come punto di riferimento per trovare lavoro e quindi ho deciso di creare un punto di incontro che fosse un sito o una pagina Facebook dove i genitori e i ragazzi si potessero incontrare. Dopo poco tempo siamo arrivati ad un centinaio di Cicogne in tutta Roma. Dopo un po' di tempo diciamo che il lavoro per me era diventato tantissimo, non era più un hobby ma un lavoro impegnativo a tempo pieno e quindi ho deciso di partecipare ad un corso per startup che si chiama Innovation Lab, che è una fondazione interuniversitaria dove il mio obiettivo era di incontrare persone con la mia stessa voglia di lavorare e di intraprendere e da poter includere nel mio progetto. Quindi io ho portato il mio progetto nella speranza di trovare persone interessate, perché ovviamente ero consapevole che quando vai a fare startup ci sono tante persone con tante nuove idee, e la mia fortuna è stata invece comunque di riuscire a trovare persone che erano interessate alla mia idea. A me è piaciuta molto l'idea di Monica non appena l'ho incontrata, e ciò che mi ha veramente convinto è stata la sua determinazione quando mi raccontava appunto dell'idea che aveva in mente, perché io le ho fatto un sacco di challenging su tutto, e questo come lo fai, e questo come lo fai, e quest'altro, e lei mi rispondeva sempre in modo molto determinato, e questo mi è piaciuto tantissimo, ed è la convinzione e proprio il credere in questo progetto che ci fa andare avanti anche con molta forza. Sostanzialmente quello che è il nostro punto di forza, che è il nostro vantaggio competitivo rispetto ai nostri competitors, perché comunque ce ne sono di siti che fanno la stessa cosa a livello nazionale, è il business model rovesciato, ovvero tutti di solito fanno pagare il lato famiglia, cioè il genitore, che per entrare in contatto con i ragazzi, appunto con una babysitter rottata, deve pagare una fee, oltre poi a dover pagare anche la babysitter in sé, e quindi questo appunto è una duplicazione di costi, in più il genitore non si sente libero di inviare una proposta, mentre noi facciamo il contrario, non facciamo pagare il genitore, che quindi appunto si sente libero di mandare una proposta anche al tempo stesso cercando altri modi per trovare la babysitter, ma noi abbiamo una risposta molto veloce perché le ragazze appunto sono tante e sono sempre lì in cerca di lavoro. E le ragazze dall'altro lato sono loro che pagano una fee mensile di 10 euro, quindi molto bassa, che gli permette appunto di rifarsi con un'ora lavorativa, un'ora di babysitting o di baby taxi. E in più le responsabilizza, perché il fatto di iscriversi ad un sito ma comunque pagare un minimo fa sì che siano tutte utenti attive, tutti i profili delle ragazze saranno integrati con i social network, per cui ogni referenza che un genitore darà potrà essere effettivamente visualizzata da altri genitori che magari hanno amici in comune con quel genitore. Questo è un po' il voler ricreare quel passaparola quotidiano che si usa nel momento in cui si cerca una babysitter oggi nel web, sul web, e questo appunto è credo il nostro vantaggio. Vogliamo appunto sviluppare anche un account premium in cui invece il genitore potrà comunque a pagamento però essere assistito sotto tutti i punti di vista, quindi avere anche un'assistenza telefonica nel caso di bisogno. E poi c'è tutto un lato su cui proprio in questo periodo stiamo facendo molte ricerche, che è il lato B2B, quindi non più vendere direttamente al tuo consumatore finale ma ad aziende e hotel in particolare. Sono Valentina Tibaldo, ho 26 anni, sono laureanda magistrale in informatica e sono co-founder e CTO delle Cicogne. Mi occupo in questo momento dello sviluppo del sito web, quindi di questa piazza multimediale di profili, e in particolar modo
di tutto ciò che riguarda il lato tecnologico delle cicogne, che può essere la gestione dei server, come l'accounting sui social network. In questo momento il progetto si trova in uno stadio di beta privata, quindi stiamo migrando dal vecchio sito al nuovo sito, che è stato tutto progettato e programmato, progettato insieme e programmato da me. Riporto la mia esperienza personale di donna programmatrice, che nel complesso è davvero unica nel suo genere, e l'essere supportata da un gruppo di donne ha sicuramente reso le cose più semplici per me. L'opportunità di entrare dentro l'acceleratore d'impresa è stata sicuramente una delle più grosse sfide che ci siamo poste negli ultimi 6 mesi, perché il confronto con una realtà reale d'impresa ci ha costretto a nostra volta a confrontarci con delle problematicità che magari, se non accompagnati, si tende a rimandare. La forza di scegliere di diventare veramente imprenditrici, da persone che stavano giocando con un'idea a riuscire veramente a farne impresa. E questo passaggio non è scontato. Loro ci hanno testato, ci hanno fatto dei colloqui preliminari per vedere se la nostra idea era veramente valida, ci hanno messo sotto torchio, e prima di riuscire a darci tutta la collaborazione che ci stanno dando adesso, ci hanno messo anche loro in difficoltà. Però una volta superato quel gradino, sono la prima spalla a cui appoggiarsi.